Attilio Bertolucci, con tutti gli impegni di uomo di cultura e di uomo d'arte, però non dimentica di tenere un piccolo spazio per se stesso. Questo spazio lei l'ha dedicato in questi ultimi tempi a un libro di Livio Garzanti, L'amore freddo. Qui l'amore è scelto, come altre cose, come alternativa a quella che è, direi, la professionalità. Il libro è diviso in quattro parti. E uno parla della casa, e c'è, mi pare che sia uno dei più belli, c'è il rapporto abbastanza difficile del personaggio, con che è in prima persona, ripensanti, però non è Livio Garzanti, e lo è. E dice, è difficile avere una casa, una tana, così, dice, non posso avere una bella casa. Il secondo è l'azienda, e il terzo è, mi pare, una cestina di ciliegie, così. E quello è l'amore, ma come scelta di esperimento di un uomo che si sente un po' alienato come noi tutti. A questo punto mi verrebbe di dire che l'amore freddo è già stato in fondo sperimentato artisticamente in un altro mezzo artistico che è il cinema, che è Antonioni. Direi che questo è un romanzo in certe cose antonioniano. Però l'unica parte che parla proprio in modo specifico dell'amore, cioè un'avventura con una sorta di contadina, diciamo così, in cui l'amore è molto caldo, ma dico come esperimento, insomma, un po' come divertissement. Non so se l'amore proprio freddo o caldo che ci sia esista in questo libro. Neanche Garzanti, secondo lei, ancora è riuscita a capirlo? A capire se l'amore è solo gioco e l'amore è divertimento, se l'amore è caldo o l'amore è freddo. No, secondo me in un uomo moderno che intellettualmente e forse anche esistenzialmente le ha provate tutte, e questa vecchia cosa che è l'amore, che forse però è stata inventata, dice un famoso storico della cultura, Denis de Rougemont, dai poeti dei trovatori, insomma, nell'Occidente, dice forse una delle cose che possono funzionare perché un uomo esista, un uomo che trova noioso fare il direttore d'azienda, noioso avere una bella casa, noioso essere in un certo senso una persona più che agiata. Proviamo con l'amore, forse questo può funzionare per dare una consistenza, un modo di identità, diciamo così.